nostro canale, anzi, il benvenuto ve lo dà anche Gennarino oggi. Lui è il mio gatto, è Gennarino, e oggi siamo qui insieme per parlarvi di una cosa a cui tengo particolarmente. Ops, ok, non c'è più Gennarino. Forse viene Polly, però. Vediamo un po' se viene Polly. Vediamo un po'. Eccola qui, così ve li ho fatti vedere tutti e due. Loro sono i miei due gattoni adorati. Polly e Gennarino. Oggi sono qui per parlare di gatti e per parlare anche di un'altra cosa alla quale tengo particolarmente. Mi faccio vedere in viso, sapete che non amo tantissimo fare questi video in cui mi si vede la faccia, però a volte serve. Mi dicono che devo presentarmi, che devo farmi conoscere dalle persone che mi seguono, quindi eccomi qua. Anche oggi faccio questo video con la mia faccione in primo piano. Sono qui oggi per parlarvi di un argomento diverso dal solito. Infatti, la maggior parte di voi, la maggior parte delle persone che seguono il mio canale, mi conoscono per il pane, per gli impasti, per il lievito madre in generale. Invece, oggi vorrei parlare di una cosa diversa. Vorrei parlare della mia attività da ritrattista, da pittrice, che poi è il mio lavoro in realtà. Ormai, se mi seguite, dovreste un po' saperlo. Ecco, sono qui in compagnia, oltre che dei gatti che gironzolano qui sotto, anche di questo quadro. Questa qui, lo prendo, è l'ultimo ritratto che ho fatto. Eccolo qua, un olio su tela. Ed è di una gattona molto bella che si chiama Amy. Eccolo qua, l'ho appena finito. E volevo fare questo video insieme ad Amy per parlarvi un po' di questa mia attività. Vi racconto com'è nata. Allora, innanzitutto, io da piccola sono cresciuta insieme ai cani e avevo anche un po' di antipatia per i gatti, se devo essere sincera. Poi, quando mi sono trasferita a Roma, ho preso un gatto con me e mi sono innamorata alla follia. Mi sono innamorata proprio alla follia del gatto tigro. E ho iniziato un po' a provare a dipingere qualche gatto, poi piano piano questa passione è diventata un lavoro. Infatti, via via ne ho dipinti sempre di più, ho iniziato a fare mostre, me li hanno cominciati poi a chiedere, quindi ho iniziato a lavorare su commissione e così sono diventata un po' la ritrattista dei gatti, anche se dipingo anche altre cose, anche altri soggetti, cani, persone, paesaggi, fiori, dipingo qualsiasi cosa. Però in particolare amo tanto dipingere i gatti e cercare di rapire un po' il segreto che si nasconde negli occhi di questo animale meraviglioso che io amo alla follia. Innanzitutto, vi voglio dire, se siete curiosi di vedere i miei ritratti, li trovate tutti quanti in un account Instagram che si chiama Valentina Pierella Official. Io ne ho tanti di account, sia su Facebook che su Instagram. Sono un po' disordinata in tutte queste cose che faccio, però per quanto riguarda l'arte e i quadri, ho voluto cercare di fare un account molto ordinato e ho riunito tutte le cose che ho dipinto in questo account che si chiama Valentina Pierella Official. Ve lo metto in descrizione, così se siete curiosi di andare a vedere un po' i miei ritratti, li trovate lì. Trovate sia i ritratti di gatti che di tante altre cose. Però oggi in questo video volevo mostrarvi un po' dei ritratti che ho fatto in questi anni. Ormai sono tanti, tanti anni, più di 10 anni che dipingo gatti e ci tenevo a fare questo video tutto dedicato a loro. Adesso vi farò vedere una galleria con tante immagini di gatti che ho dipinto e magari mi soffermerò su qualche storia particolare e ve la racconterò un pochino. Prima di iniziare a farvi vedere i quadri, vi volevo un po' raccontare come è nata questa tecnica. Velocissimamente, proprio due parole. Io sono stata per tanti anni una restauratrice e quindi ho affinato un po' la tecnica, una tecnica molto minuziosa. Si lavorava per puntini, per piccoli trattini. Forse proprio questo lavoro da restauratrice mi ha permesso di acquisire una buona tecnica per fare il pelo. E infatti mi diverte proprio dipingere i gatti nei minimi particolari e fare tutti, 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 tutti i paletti. Adesso ve ne faccio vedere uno da vicino e vi faccio contare i peli. Questo qui è un ritratto di Polly, della gattina che avete visto prima quando era piccola. Ve lo faccio vedere da vicino. Ecco, qualcuno starà pensando, ma questa è pazza, si mette a disegnare tutti, tutti, tutti i peli, uno per uno?
Ebbene sì, sono una pazza, mi diverte disegnare, dipingere il pelo del gatto, mi diverte infinitamente. Ci passo pomeriggi interi, giornate intere e niente, ognuno ha le sue fisse. E oltre al pelo e a farlo minuziosamente, quello che soprattutto mi piace tanto fare è andare davvero entrare negli occhi, entrare nello sguardo di questi animali meravigliosi e cercare di capire i più nascosti segreti e cercare poi di rappresentarli sulla tela. Ok, adesso basta chiacchiere, non voglio più annoiarvi con la mia voce, vi faccio vedere un po' di gatti che ho dipinto e poi magari dopo vi racconto qualche storia carina. Eccomi tornata. Spero che questi ritratti vi siano piaciuti. L'ultimo che avete visto in questa galleria, si chiamava Felix e lui forse merita un piccolo racconto perché davvero è uno di quelli che mi ha più emozionato quando l'ho dipinto. Allora, Felix, purtroppo non c'è più. Francesca, la ragazza che viveva con lui, mi ha chiesto di ritrarlo e così ho fatto questo quadro. Fin da subito, fin da quando ho parlato con lei e mi ha raccontato la storia di Felix, mi ha colpito tantissimo. Chi mi conosce un pochino sa che io sono tanto emotiva e quindi ogni volta che qualcuno mi telefona dicendo mi sa che il mio gatto è morto, è successo così, io lì al telefono a piangere, appresso. Insieme alla persona che parla, quindi mi faccio tanti di quei pianti che non potete capire. Comunque, Francesca mi ha molto colpito per la sua storia, per l'amore che provava per Felix, per quanto gli mancava, insomma, veramente sono stata tanto colpita nel cuore da questo gatto. Mi ha mandato tante foto, ne abbiamo parlato e alla fine ne abbiamo scelta una e ho iniziato a fare questo quadro. Per tutto il periodo che è stato qui in casa con me. Mi sono affezionata a lui perché comunque lo guardavo, gli passavo intorno, ecco anche Amy per esempio, no? Adesso è in casa con me, visto che ci vogliono mesi a fare un olio su tela, comunque è una presenza in questa casa. E un po' tutti i gatti che io ho dipinto li ho tenuti con me per un po', è come se fossi un po' la mamma adottiva di tutti questi amici. È la mia grande colonia, ecco, mi piace pensarli così. E insomma, Felix l'ho dipinto e quando poi l'ho restituito a Francesca e Ottavio, che sono poi quelli che abitavano con lui, diciamo così, loro hanno portato questo quadro a casa e l'hanno appeso. La cosa che mi ha colpito più di tutte, che mi è rimasto, ha davvero lasciato un segno nel mio cuore, è stata che oltre loro ad averlo riconosciuto, ad averlo guardato negli occhi e ad essersi tanto emozionati, questo quadro ha colpito i gatti di casa e questa cosa davvero non mi era mai capitata prima. E quella sera, infatti, quando Francesca ha riportato Felix a casa e l'ha appeso al muro. I gatti di casa che prima vivevano con Felix, quindi Morgan, Dinah, sono saliti, si sono arrampicati fino al quadro, si sono messi di fronte al quadro e hanno iniziato a fissarlo e sono stati lì a lungo a guardare Felix negli occhi come se avessero riconosciuto in quel quadro il loro amico gatto. Io solo a raccontarlo adesso mi viene la pelle d'oca, ecco. E quando me l'hanno raccontato, hanno fatto un video della scena, io lì che piangevo insieme a loro, insomma, è stata proprio un'emozione enorme. Quindi, oltre al riconoscimento delle persone, c'è stato anche il riconoscimento dei gatti. Io dico, ma chi poteva darmi una soddisfazione maggiore? Ok, adesso vi faccio vedere una foto di Morgan che guarda Felix. Niente, cambiamo argomento. Adesso, per i più curiosi, per quelli che sono più invece curiosi di entrare nelle tecniche, vi mostro un po' di tecniche diverse che utilizzo per fare i miei ritratti. Nella prima carrellata già avete visto diverse cose, adesso invece vi faccio vedere, le principali tecniche che utilizzo, che sono la matita su carta. La
l'acquerello su carta sempre. L'acrilico e l'olio su tela. Sono tecniche tutte quante differenti fra loro, ma tutte ugualmente nobili. Alcune sono più veloci di altre, alcune sono più costose di altre, proprio perché ci vuole molto molto più tempo per eseguirle. Quindi ecco, se a farne una ci posso impiegare una settimana, a farne un'altra magari ci metto un mese, quindi ovviamente c'è proprio una grande differenza di esecuzione. Mi tornata. Dopo le tecniche vi farò vedere invece un'altra cosa che magari a qualcuno può interessare. Spero di non essere noiosa in questo video, però se volete entrare proprio nel laboratorio di una pittrice vi faccio vedere un po' come funziona. Vi faccio vedere cioè tutte le fasi di lavorazione di un ritratto. Dall'inizio, dalla foto di partenza, piano piano al bozzetto preparatorio, la matita, poi piano piano le prime sfumature e fino ad arrivare alle rifiniture finali. Vi faccio vedere un quadro dall'inizio alla fine. Adesso vi spiego un po' come funziona, cioè come si fa ad avere un ritratto di un gatto dipinto da me. Molte persone mi conoscono perché magari mi incontrano per caso ad una mostra, oppure perché con il passaparola vengono a sapere che io dipingo i gatti e altri animali ovviamente anche, però oggi voglio parlare di gatti. E insomma, trovano il mio contatto in qualche modo, perché lo trovano su internet, perché qualcuno glielo dà, insomma mi scrivono una mail sull'indirizzo di posta che vi lascio qui sotto in info box e mi chiedono di solito subito tutte le informazioni. Io ovviamente prima di procedere do loro tutte le informazioni possibili, gli dico quanto costa, le modalità di spedizione, tutto quanto. Dopodiché insieme a loro scelgo una foto, la più bella ovviamente. Normalmente chiedo loro di farmene vedere diverse, così possiamo capire bene qual è quella che più si adatta ad essere rappresentata su una tela o su un foglio. E quindi dopo aver scelto la foto me la faccio inviare, a quel punto io faccio il ritratto e poi lo spedisco oppure lo consegno a mano se abitano nelle vicinanze. Funziona così, è molto semplice. Adesso voglio farvi vedere una serie di ritratti che ho fatto e accompagnati dalla foto di partenza, quindi vi faccio vedere il ritratto e la foto del gatto. Spero che sia una cosa carina e divertente trovare un po' le differenze. Eccomi qui tornata e sono qui in compagnia di un ritratto molto speciale per me. Questo qui è il ritratto di Tigro. Tigro non c'è più, non piangerò in diretta, quindi state tranquilli, non ho intenzione di farmi vedere in lacrime. Comunque, Tigro è il gatto che vi dicevo all'inizio, quello che quando l'ho preso mi ha fatto innamorare di questo animale meraviglioso. Quindi io grazie a Tigro ho scoperto quanto è bello l'universo dei gatti e forse proprio grazie a lui è iniziata questa mia avventura come ritrattista di gatti, perché quando lui era in casa ho avuto la voglia e lo slancio di dipingere il primo e poi da lì non mi sono più fermata. Ve lo faccio vedere, questo è Tigro gatto gentile dipinto ad acquerello su carta. Ecco tutti i peletti, ve li faccio vedere da vicino. Ecco gli occhi,
Gli occhi dell'amore, perché lui era un gatto meravigliosamente buono. Qui in casa lo chiamavamo Tigro Gatto Gentile proprio per questo. Eccolo qua. E inutile dire che conservo questo ritratto veramente gelosamente. Ok, basta, 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 se no mi commuovo. Quindi basta. Adesso togliamo il ritratto, vi saluto. Eccomi qui. Vi saluto insieme a Polly, la sorellina di Tigro, vero amore? E la sorellina anche di Gennarino che sta qui sotto, ma non vuole essere preso in braccio perché lui non ama molto essere preso in braccio. Ok, spero che questo video sia stato carino per voi, che questo viaggio attraverso l'arte felina sia stato interessante. E adesso vi saluto, Polly saluta anche tu, saluta, ciao Polly, ciao, ciao a tutti. Io e Polly vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Aiuto, è scappata. Gennarino ci teneva a dire la sua, stava lì che si offendeva, ha detto: ma perché solo Polly? Ma c'è anche Gennarino, ma c'è anche Gennarino! Eccolo! Adesso non mi rimane che salutarvi, come sempre chiedervi di mettere like qui sotto, di iscrivervi al canale e mi raccomando, continuate a seguirmi. Un bacione grande!